tante cose, Leonardo, ma sul discorso sanitario qui non c'è un ospedale che non funzioni, funziona tutti quanti, dal più piccolo al più grande, qua non abbiamo nessun tipo di problema. Riguardo a non vogliono l'Alto Adige, Leonardo, devi sapere questo, neanche se ne lo diamo non lo prendono. L'Alto Adige vuole rimanere autonomo, né italiano né austriaco, niente, vuole rimanere Alto Adige, Südtirol, basta. Belle queste vecchie conversazioni che si facevano, belle, belle, ma sono passati anni, da allora, quando si poteva ancora discutere in radio normalmente, senza tanti bordelli e disturbacci vari. Bello, bello, continua, registromane. Non so se ho avuto l'idea, come io non andavo d'accordo in Arabia Saudita, se ho dovuto subire per tanti anni là per lavorare, ho dovuto subire gli arabi, e lo stesso è qua, non cambia niente, parliamo la stessa lingua, in certi casi solamente, però siamo due popoli completamente diversi, ecco perché sono perlomeno, non dico molto, ma perlomeno per la separazione amministrativa. Io non chiedo molto, però non si può chiedere mezza Italia che vuole vivere sulle tasse dell'altra città. A te. Ne ha proprio il piede. Visto? Quello che farei io, avete delle spiagge meravigliose, avete un mare pulitissimo, no? Ma non c'è turismo, chissà perché, non c'è turismo, tutti vanno a Rimini, dove è uno schifo di città, è uno schifo di spiaggia, è uno schifo di acqua, però la gente va a Rimini, la gente va a Chioggia, dove l'acqua è sporca, dove si mangia male, eccetera, eccetera. Nel sud la spiaggia è bella, l'acqua è pulita, il sole è meraviglioso anche in inverno, no? Thank you.
Vincenzo. Che dove abito io ho fatto un sistema, ho fatto un sistema. La casa mia è grande, è molto alta, e poi l'ho messa su 3 metri ancora, per cui su 20 su la discesa sarà 25-30 metri più alti. Sono 60 metri di cavo, per cui dai, dopo anche il cavo ha la sua importanza. E allora poi dopo c'è un po' di sfinanziamento e tutte queste cose qua. Comunque adesso vedo che è una sedia, per cui mettendo di quella massa lì è perfettamente. Vabbè, sono contento, non l'avevo mai provato, adesso ci l'ho messa. Ciao Roberto, vai. Te che usi l'antenna qua, di polo? No, uso una antenna americana, Parker Williamson, vai. La quella che faceva la ripresa da Marcucci? No, di la verità me l'hanno procurata, non so dove, Parker Williamson, io sto qua il punto, sto guardando, dice Parker Williamson, però non chiedermi quanto di più perché non è che ho grande diversificazione, dai. Ma è una filare o verticale? No, una filare di 54 metri ripiegata, vai. È di polo ripiegato? Sì, è di polo ripiegato di 54 metri, c'è un balum e poi c'è un simmetrizzatore sopra, vai. È tipo un rettangolo, insomma, no? No, è tirata in orizzontale, vai. Ah, è qua qui, Al confine tra il Trentino e l'Alto Adige. Adige però in territorio trentino, per una questione di costi e di etnia anche, perché stando pochi metri dal di qua, dalla parte del Trentino, ho dei costi molto inferiori, di casa e tutto. Poi è sconto l'assistenza sanitaria di Merano, che è ottima invece, mentre vivendo di là, l'assistenza sanitaria è ottima, però non sono in casa mia, tutti gli italiani, insomma, sono mal sopportati. Thank you.
Quella lì quando il Leonardo era geloso che il René le voleva sedurre la Gemma. Yeah.
Ma no, ti viene in culo. Ma allora non si può, che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Le hanno sequestrato tutto e hanno denunciato lui e anche la Gemma, no? Sai che c'era anche la Gemma, la moglie. E purtroppo le hanno sequestrato tutto, è andato a processo a Roma. Sono andati a venire a Roma in Cassazione, ha dovuto sborsare un mucchio di soldi, di multa, e non so, le hanno dato anche un po' di giorni, diciamo, d'arresto commutato in pena pecuniaria, insomma. Comunque ha dovuto pagare tanti soldi, tanti, a te. Sì, sì, il signor non era finito, che è stato 5 anni fa quando hanno fatto la retata. Forse meno di 5 anni, non so se sono già passati 5 anni, sì, sì. 5 anni, 6 anni che non la pensa, Felipe. 6 anni, perché in quella retata ce l'ho caduto anch'io, a me è andata bene, che non hanno fatto niente. La poche c'era, la ricca, credo che abbiano fatto qualche cosa. Ma lui so che era andato a finire in Cassazione, perché me l'ha detto per telefono, era in Cassazione. Poi non l'ho più chiamato e allora non so... praticamente ha pagato non so quanti soldi di multa. E più le spese processuali, insomma, ecco, è tutto lì, è finito tutto, basta pagare e finisce tutto, capito? Sì, sì, ma gli apparati se li sono tenuti loro, ho capito, Felipe, e lo so perché me l'avevano accennato questo discorso qua, che c'è stato gente, non sapevo proprio di preciso chi erano. Cinque?
è uguale. Pensate, l'industriale, le donne, le operaie, qua e là, TV, la caccia in Jugoslavia, tutte quelle palle lì, è un autista in divisa, sapete quegli autisti, nemmeno la divisa, col perrettino, no? Che fa la linea tra il tuo paese, lì, di ma che la piglia in culo! Flavio! Pensa che sei romano dello 0 Vincenzo! 3, 3, 5, 8, 0, 0, 1, 9, 2, 7! Adesso tocca alla zero Vincenzo! Johan! Ma non vi siete accorti che li hanno beccati tutti tranne me? Adesso tocca alla zero Vincenzo! Solo io mi salvo! Vincenzo è un patentato! Perché sono io che ve faccio la retata! Boni! Non avete ancora capito? 3, 3, 5, 8, 0, 0, 1, 9, 2, 7! Questo è Zero Vincenzo! Un atto di gentilezza, va bene? Che io cretino, Zero! Zero!
de nubes, ¿sí? ¿Te confirma? Manol, ¿a qué es que das i numeri qua? ¿A qué es que das i numeri qua? Vince, ma li senti i tuoi amici che ti vogliono bene? Ti danno pure il tuo numero, Vince! Ora ci vedremo, vediamo se mi risponde. È un telefono da team. Thank you.
Marca maestro.